assistere ad una straordinaria azione corale. Questa interazione stabile che abbiamo con l'autorità giudiziaria, con le forze di polizia, per rafforzare ancora di più questi strumenti di prevenzione amministrativa antimafia a tutela dell'economia legale del nostro territorio e salvaguardare quindi la libera concorrenza, le imprese sane. Abbiamo ritenuto anche sulla scorta di un incipit che ci è stato dato a livello ministeriale dal nostro ministro dell'Interno proprio per rafforzare soprattutto in questo periodo con gli interventi PNRR, quindi rafforzare questo scambio, il circuito informativo, quindi scambio di informazioni necessarie nel rispetto ovviamente delle rispettive competenze a salvaguardia del segreto istruttorio, elementi informativi necessari per meglio motivare i provvedimenti antimafia, approfondimenti, monitoraggi rispetto alle commesse pubbliche, anche all'attività a rischio di infiltrazione delle pubbliche amministrazioni. Quindi ci sarà questa reciproco scambio di elementi informativi importanti, gli accessi ispettivi che noi facciamo, le risultanze degli accessi ispettivi che noi facciamo sui cantieri, sugli assetti societari, quindi alla magistratura, all'autorità giudiziaria e tutti gli elementi investigativi importanti, quindi ordinanze, dispositivi, sentenze e ulteriori elementi diciamo istruttori che possano corroborare un po' i nostri provvedimenti rispetto agli elementi necessari per motivare puntualmente la nostra attività interdittiva antimafia.